Quindi buon ascolto e la parola a voi. Che sprigiona è veramente particolare.
Infatti il Pinotto, appunto, come vi dicevo, è stato fino al 1900 venduto come medicinale, poi comincia un'azienda di carnitori francese, vista la vastità di coltivazione, decide di trasferirsi a Savona e lì incomincia la tradizione della trasformazione alimentare. Nasce il candito, che è la trasformazione principale, anche lì molto laboriosa, perché c'è tutta una ricetta piuttosto lunga, ma la cosa singolare è che questa lavorazione, che veniva prima fatta raccogliendo i frutti, staccando il ciolo, sfogliandoli leggermente con un po' di vino per far uscire la parte più amara e poi togliendoli, veniva fatta, era tipica di una lavorazione femminile. E la particolarità è che c'erano due classi, diciamo, di lavoratrici: chi faceva la parte della pulizia e chi faceva l'esfoliazione. L'esfoliazione con questo coltellino era particolarmente importante perché dovevano rompere le sfere della pelle della grume per far uscire la parte più amara senza rovinare la bellezza del frutto che poi veniva candito. Quindi c'era questa maestria particolare. E nasce candito e poi lì si esplode la produzione, quindi le marmellate, i cuori, le caramelle. Il Pinotto ha questa particolarità di essere molto utile perché si usa in tutti i prodotti alimentari, dal dolce al salato, e questo carattere legnoso e amarognolo gli dà questa connotazione particolare. E fino al 1930, quando nasce la bibita, un milanese inventa la bibita di Pinotto e viene subito rapito da tutte le aziende che producevano bibite, perché Pinotto diventa una bevanda a carte. Diventa una bevanda a carte che poi segue un po' la cultura italiana, perché negli anni 30 era la bevanda autarchica, quindi era un altro modo di bere scuro. Durante la guerra la produzione della vendita di Pinotto crollano dal punto di vista del frutto fresco, perché i principali clienti erano la marina inglese e la marina francese, però schizza proprio la vendita della bibita, perché non potendo bere le bevande straniere, il Pinotto è diventato la bevanda italiana, quindi questo altro modo di bere scuro autarchico. Negli anni 50 invece l'era è quella comunque della ricerca della cedita, quindi della rinascita, e quindi il Pinotto diventa la bevanda gioiosa, la bevanda della nuova era, e poi negli anni 70 diventa la bevanda di protesta, perché era l'anticoca 70-80, era l'anticoca-cola, quindi praticamente è passato da destra a sinistra, ha fatto proprio una trasversalità nella storia della cultura italiana, perché comunque è diventata la bevanda carta italiana. E tanto è vero che ci sono diverse associazioni di fans del Pinotto, cioè un Pinotto Club, che è un gruppo di consumatori che hanno creato il sito parlando di tutta la storia del Pinotto in maniera spesso molto più precisa, a volte degli stessi produttori. Quindi queste caratteristiche lo rendono proprio un prodotto molto particolare e legato anche alla storia della cultura. Pinotti venivano serviti in dei set portachinotti che erano realizzati in vetro e in ceramica, il mostro, come questi che vedete, avevano la base in ceramica e l'ampolla in vetro, o alcuni in vetro, perché non perché fosse particolarmente necessario, ma perché Pinotto era l'ambasciatore delle eccellenze del territorio savonese. E quindi con questo si parlava del Museo della Ceramica e della storia della ceramica, che è molto importante a Savona, e del Museo del Vetro, che invece è ad Altare. Quindi in poco tempo la fama del Pinotto e la tradizione degli savonesi che si ritrovavano nelle feste a consumare insieme il Pinotto, venivano serviti proprio in queste sette portachinotti nei migliori bar, ed era diventato il souvenir tipico, cioè alle persone importanti veniva regalato il set portachinotto con i pinotti canditi o con i pinotti sotto balsamino. Questa era un po' la parte di tradizione. Poi il consumo del Pinotto, diciamo, un po' si abbassa fino al diciamo al 2004, quando diventa un presidio slow food. Quando è diventato un presidio slow food, a Savona erano rimaste 55 piante di Pinotto, quindi dalle 55.000 a 55. La motivazione è dovuta un po' al fatto che
alcune gelate negli anni 50 hanno ucciso la maggior parte delle piante più antiche. E soprattutto il fatto che comunque, essendo un prodotto completamente trasformato, era comunque meno redditizio rispetto agli agrumi normali, in modo particolare anche perché Chinotto era nato nel centro di Savona. Savona era la città principale, quindi veniva, queste piante di Chinotto venivano messe come adorno ai terreni, e la parte centrale è diventata poi per urbanizzazione zona di costruzione, quindi i Chinotti sono stati eliminati. Diventa un presidio slow food, viene rilanciata la coltivazione e in pochi anni il Chinotto torna incredibilmente di moda, si riutilizza di nuovo nelle bibite. Oggi ci sono tantissime aziende che hanno inserito la bibita al Chinotto. Attenzione, purtroppo la maggior parte non ha Chinotto dentro, così come ci sarà però la ripresa nella trasformazione. Quindi il Chinotto si usa, come dicevo, nelle marmellate, nel miele, nei canditi, fuori, nel gelato, si usa in tutto, e quindi c'è una domanda di Chinotto che cresce in maniera esponenziale, però le piante che nel frattempo vengono messe non crescono con la stessa velocità, quindi abbiamo una richiesta di Chinotto incredibile e una crescita molto lenta. Oggi la produzione è intorno ai, sono circa 4.000 piante in produzione, e pensate che il prezzo del Chinotto nell'arco di 4 anni è passato da 3 euro 50 al chilo a 12 euro al chilo, quindi c'è proprio una ricerca particolare. Io mi sono appassionato al Chinotto un po' perché è frutto della nostra città, Savona è la città del Chinotto, ma soprattutto perché creando il primo profumo al Chinotto ho scoperto questa particolarità olfattiva, nel senso, se curando le piante di Chinotto, il fiore era così ammagliante con il profumo, il frutto così diverso, così caratteristico, e quindi personalmente quando i profumi ho creato queste tre fragranze che seguono proprio la maturazione. Quindi il fiore di Chinotto che utilizza il fiore è stato difficilissimo perché piante ce ne sono poche, il fiore, a differenza del frutto, si usa tutto, e quindi era praticamente impossibile riuscire a recuperare i fiori. Pensavamo di sostituirli con dei fiori d'arancio, ma il profumo era talmente particolare che abbiamo preferito attendere, ci sono voluti 5 anni di raccolta del fiore per riuscire ad arrivare al quantitativo minimo per fare una produzione, dovendo creare poi la nostra coltivazione perché i produttori non ce lo avevano dato. E adesso stiamo spingendo, diciamo, a tutti adottare il Chinotto perché la richiesta è comunque sempre incrementata. Così poi abbiamo realizzato un'altra fragranza utilizzando invece la buccia della foglia del Chinotto quando è verde e la buccia della foglia del Chinotto maturo, quindi nascono poi altre due fragranze che avrete modo di sentire: il Chinotto Gourmand, quello più maturo con l'aggiunta del caramello, che ha un collegamento con la bibita perché il colore scuro della bibita è dato dal caramello, e invece il latte, che ha questo sentore legnoso, all'interno c'è luce quale del Chinotto, ginepro e una punta di incenso che si sposa con la manifestazione. Ma facendo questa ricerca del Chinotto abbiamo poi deciso di fare dei test identici, capire qual era la differenza tra il Chinotto di Savona e il Chinotto Mentifoglia, visto che c'era questa differenza così importante. Visivamente la differenza è che il Chinotto di Savona ha una foglia più larga rispetto al Chinotto Mentifoglia, che è una foglia molto stretta, e il frutto del Chinotto di Savona non ha semi, ecco perché la pianta nasce da innesto, mentre il Chinotto Mentifoglia ha tanti semi, tant'è vero che consiglio solo Chinotto di Savona. Ma facendo i test genetici abbiamo scoperto che la differenza è quasi dell'80% e che il Chinotto di Savona ha 15 volte il contenuto di vitamina C rispetto al Chinotto di Mentifoglia. Facendo questo percorso, tra l'altro con enti e con associazioni, scopriamo che il Chinotto ha delle caratteristiche particolari anche a livello cosmetico, perché contiene la sinefrina, contiene l'esperidina, che è uno stimolatore di collagene, la angelina, quindi è un anti-age naturale e un energizzante, e il motivo per cui probabilmente dava forza e vigore ai bagai era perché riattivava la circolazione, aumentava la circolazione, quindi dava più forza e più energia. E allora di lì nasce un'altra idea, insieme all'Università di Pisa, di vedere le funzionalità cosmetiche. E quindi
stati i primi prodotti a base di ginotto, anche dal punto di vista cosmetico, e oggi in modo particolare abbiamo deciso di creare questa linea di cosmetici solidi al ginotto che uniscono le proprietà cosmetiche del ginotto alla sostenibilità, perché si va a eliminare completamente la plastica e a creare questa linea di cosmetici che non sono saponi, ma sono cosmetici che hanno a cui è stata tolta l'acqua per dare comodità, ma soprattutto per dare questa efficacia cosmetica e questa sostenibilità. Questo è un po' il chiudere, il raccontarvi la particolarità della storia del ginotto che poi avrete modo di assaggiare, ma oggi ho l'onore e il piacere di essere in compagnia della dottoressa Carla Werther, che è un professore esperta in scienze dell'alimentazione e saponese in parte come me, quindi abbiamo le stesse... Io sono in parte, sono peso più milanese in realtà, quindi insomma... Però lo accetti in tutti i modi, perché lo accetti sia con l'inventore del ginotto, la milanese. E quindi vi parliamo delle caratteristiche organolettiche del ginotto, ma soprattutto dello sposalizio tra sapore e olfatto, tra gusto e olfatto, che diventa tutto sapore. Ma vi lascio la parola a Carla che ci dirà molto meglio queste caratteristiche. Grazie. Io perché mi spostavo un pochettino più vicino a lui. Cioè, grazie Marco, assolutamente per avermi invitato, e grazie a voi, è sempre un piacere tornare a Torino, perché in realtà un pochino piemontese sono, anche se divido la mia vita di medico dietologo tra Milano e Savona. Ed è lì che ho conosciuto Marco e devo dire che il mondo del ginotto mi ha attratto da subito. E non tanto e solo, devo dire, per le caratteristiche nutrizionali. Sicuramente questo è quello che salta subito all'occhio quando chi si occupa di cibo si trova davanti ovviamente a un alimento, ma per la duttilità del ginotto e per anche il fatto che viene considerato veramente un po' l'anatroccolo o il cugino minore di quel famoso arancio amaro così ricco di sinefrina e di efedrina, tanto caro a chi cerca delle scappatoie per dimagrire. In realtà sapete che quando tu oggi mi hai dato una serie di... Sapevo di cosa vi avrebbe parlato Marco, perché ne avevamo parlato tante volte, l'ho già sentito, ma veramente gli spunti sono tanti. Allora, innanzitutto il fatto che viene usato veramente in tantissime situazioni, c'è un sale al ginotto, c'è un tè al ginotto che devo dire nutrizionalmente molto interessante perché ha una grande concentrazione di antiossidanti e anche di sinefrina. Quindi, innanzitutto questo, e nessun dietologo può pensare che non sia sicuramente un plus il fatto che da un piccolo alimento si possano ricavare così tanti prodotti. E questo è il primo motivo per cui io mi trovo qui e ringrazio ancora. Il secondo motivo è strettamente nutrizionale, cioè quali sono le caratteristiche del ginotto. Beh, devo dire, la vitamina C purtroppo si perde un po', perché sapete che la vitamina C è intanto una vitamina idrosolubile, per cui come tale non si accumula nel nostro corpo se non in piccola dose. È vero che ne serve molto poca, ma è vero che tra tutte le vitamine è quella più termosensibile, più fotosensibile, più temposensibile. Quindi pensare oggi al ginotto come a qualcosa che ci dà vitamina C, ma sicuramente quando quei marinai lo utilizzavano, insomma, se non avevano tutti i sintomi dello scorbuto, sicuramente era importante. Diciamo che rispetto agli altri albumi forse fa un po' le parti veramente dell'anatroccolo, però devo dire che gli antiossidanti no. La laringenina in particolare, che
veramente un grande anti-aging, ma soprattutto è veramente un antiossidante, un fenolo che aiuta quello che è, quella che è la prevenzione delle malattie cardiovascolari e delle patologie tumorali. Tenete presente che gli antiossidanti devono essere, come l'aspirina stessa, che è contenuta anch'essa nel chinotto, ne bastano veramente piccole quantità. Quando noi sentiamo parlare tanto di curcuma e di potere antitumore, è vero, ne basta veramente poca. Se posso dare un consiglio, la cosa migliore è veramente sempre quel vecchio adagio che mi insegnò mia nonna, che dietologa non era, ma aveva tanto buon senso: poco di tutto. Nel poco di tutto ci stanno tante infusioni, che al contrario della vitamina C non sono termosensibili. Per quanto riguarda la sinefrina, che è la cugina minore, e per fortuna, dell'efedrina, che è quella molecola simpatico-mimetica che si usava e se tanto si divulgava, qualcuno di voi lo conosce, si dava perché per denigrire. Il sapore è fatto quasi per il 90% dell'olfatto. Il sapore altro non è che mettere insieme il gusto e l'olfatto. Noi in realtà assaporiamo, sentiamo il sapore, riconosciamo qualcosa che non è solo il gusto. Sapete che il gusto riconosce 5 gusti fondamentali, che sono l'amaro, il dolce, il salato, l'acido e l'umami. L'umami è il sapore caratteristico dell'acido glutamico, un po' la salsa di soia o certi formaggi molto stagionati. È un po' corrisponde al cosiddetto saporito. Ci sono degli studi che dicono che c'è un altro gusto legato anche al grasso, ma in realtà il grasso è quello che ti dà anche la consistenza degli alimenti. In pratica, se io tolgo l'olfatto al sapore, io riesco a riconoscere le caratteristiche di palatabilità di un alimento perché ho una stimolazione meccanica, quindi sento se sto, come dire, mangiando un pezzo di cioccolato, se ho, ne so, sto mettendo in bocca un cucchiaino dello stesso cioccolato reso più morbido, reso di crema. Posso sentire il fatto che sia, scusate, gustare il fatto che sia dolce, ma se ho raffreddore, quindi se ho qualcosa che mi colpisce nell'olfatto, io non riconosco tutti quegli aromi volatili che attraverso la bocca vanno, attraverso la parte alta del faringe, vanno nelle coane nasali, colpiscono le cellule olfattive e mi danno il sapore. E allora qualcuno di voi conoscerà, li avrete anche letti, questi 7 tomi, questo è il primo tomo, della ricerca del tempo perduto. Credo che chi si occupa di profumo conoscerà. Questo è un piccolo stimolo a dirmi stringi. No, siccome ho sempre, mi accusano di essere poco sintetica, cercherò di essere. Allora, la famosa Maddalena, che Proust definisce un biscotto, non è un biscotto secco quantomeno, cioè un bel frullino, ma un bel pasticcino in realtà, e lì hai voglia anche a sentire la palatabilità perché è bello grassino. Quindi coglie anche quello dal sapore. Eccoci, Proust nel sentire questo, nell'assaporare questo pezzo di madeleine con il suo tè, ha subito un ritorno a quello che era la sua infanzia. Tant'è che si chiama sindrome proustiana proprio il riconoscere che quella che è l'olfatto è quel senso che non è mediato dalla razionalità, che è pura irrazionalità, che è puro cuore se volete, che è pura pancia, questo ve lo dice la dietologa, la pancia noi ce l'abbiamo nel sistema limbico, che è la parte più interna, più arcaica, lo vedremo, nel nostro cervello, che è quella parte che ci fa prendere il cibo anche quando decidiamo di stare a dieta o mangiarlo. È quella parte. Quindi vedete che sono qui, cominciate a capire un pochino perché è arrivata la lettera oggi con voi. A
parlare di chinotto sì, ma da buona dietologa non puoi andare a parlare sempre sul dopo prova costume. Allora, il problema è sempre quello, no? Che quando noi assaporiamo un alimento e abbiamo conoscenza di questo alimento, perché? Perché l'atto di alimentarci è il bisogno fondamentale ed è proprio il primo contatto che abbiamo col mondo attraverso il fatto che annusiamo la mamma e poi ne assaporiamo il sapore del latte. Quindi in realtà questo ci riporta proprio altro che all'infanzia, ancora prima, possiamo andare avanti. E questo, ecco, gli odori. E il gust proprio ci fa capire come veramente in un attimo di profumo o anche di odore noi riusciamo veramente a essere trasportati molto più lontano che non guardando o sentendo qualcosa. Tra l'altro l'olfatto è, parlare di olfatto di grande attualità oggi come oggi, perché uno dei grossi problemi del Covid è che lascia una parosmia paradossa. Parosmia vuol dire distorsione, ed è una distorsione dell'odore in senso negativo. Il caffè sa di bruciato, e le mele sanno di spazzatura, via così. Cioè, in realtà il problema grosso è che all'inizio c'è una anosmia, quindi non si sentono gli odori, ed è una proprio delle caratteristiche del Covid, no? Anche di quelli che sono così asintomatici, in realtà è molto frequente l'anosmia, anche solo per pochissimo tempo. E l'anosmia dà poi, in un dato statisticamente significativo, il problema di questa distorsione degli odori, che è terribile. Ok, andiamo avanti. Eccoci, qui ritorniamo un po', a quello che vi dicevo prima, per farvelo capire ho preso una diapositiva di quelle veramente semplici, come rispetto alle altre vie, alla ottica, all'acustica, alla vestibolare, all'gustativa, che vedete vanno tutte a finire in questa zona che è il talamo. Il talamo nel nostro cervello è una sorta di rielaboratore e di filtro tra un po' la parte emozionale, ma soprattutto la parte razionale, cioè rende razionale tutto. Tra l'altro tenete presente che noi possiamo pensare di non guardare, pensare di non sentire, pensare di non toccare, ma come diceva Kant, l'olfatto è il senso contrario alla libertà, perché non possiamo smettere di respirare. Quindi comunque noi, attraverso il nostro naso e attraverso le coane nasali, nel momento in cui mangiamo, sentiamo proprio e assaporiamo. Vedete come la via olfattiva in realtà va direttamente qua, va direttamente nella corteccia cerebrale che corrisponde, qui c'è il bulbo olfattivo che corrisponde all'interno a quella zona del sistema limbico, che come vi dicevo prima è una parte assolutamente arcaica, è molto sviluppata negli animali, gli animali hanno poca corteccia cerebrale, non ce l'hanno, e quindi anche noi in realtà nasciamo con poca corteccia cerebrale, si sviluppa dopo, tant'è che siamo, come dire, molto istinto all'inizio. E quindi l'olfatto è proprio, se volete, il principale senso. Noi attraverso l'olfatto possiamo veramente ricevere delle informazioni importantissime anche a distanza. Pensate all'odore di bruciato, all'odore di gas, per esempio, che ci fa subito correre ancora prima di aver visto, non so, l'incendio. Eccoci. Andiamo avanti. Ah no, allora sono ancora per finire. Tenete presente che ci sono alimenti, con questo concludo questa parte, che noi di cui noi non sentiamo l'odore, ma che in realtà sono tanto tanto importanti per la nostra vita. Uno su tutti, il gelato.
In sala c'è qualcuno che mi conosce, sa che per me è un cibo abbastanza comfort, e vabbè, questo è qua. È uno dei motivi per cui a settembre poi qualche giro intorno alla bilancia lo faccio anch'io. Ecco, il gelato è freddo e quindi come tale mi confermi tu che sei un grande nano, come tale se qualcosa è freddo lo sento meno, lo percepisco meno, lo odoro meno, ma attenzione, come io lo assaggio, lo metto in bocca e soprattutto se chiudo la bocca, perché alla temperatura corporea non solo si scalda, ma il dolce e il salato si sentono molto di più alla temperatura corporea. Per cui quando mangiate qualcosa di salato freddo o di dolce, soprattutto freddo, più la bocca. In pratica gelato va gustato in piccole quantità, mi raccomando, possibilmente, ma soprattutto a bocca chiusa, proprio perché sennò si rischia di non assaporarlo completamente. Quindi direi che ho detto quello che dovevo dire su quello che è veramente il mondo della, secondo me, il mondo che unisce il tuo lavoro, Marco, che è quello di occuparti di profumi e attraverso la rete del Chinotto. Tu sei presidente della rete del Chinotto e non solo, adesso sei anche da poco? Dell'associazione produttori, dell'associazione della del Chinotto dei produttori, quindi non solo la rete del Chinotto è prevalentemente trasformatori, i produttori, quindi chi ha le piante è un'associazione paralela. Quindi un bel da fare. E quindi questo mondo che il mondo dei profumi che mi appartiene come persona e come donna, mi appartiene anche però perché per questa strettissima connessione che c'è tra il gustare gli alimenti e invece l'assaporarli veramente. Tra l'altro il fatto di assaporarli è qualcosa che ci consente di mangiare poco, perché nel momento in cui noi ci buttiamo in maniera compulsiva su un alimento sicuramente non lo assaporiamo. Quindi un modo in realtà per tornare un po' più di tutto della mia nonna è proprio questo. Io devo ringraziare Marco però e voi per un altro motivo che mi sta molto a cuore, anche perché prossimamente accoderemo a Torino. Io sono da 5 anni cofondatrice e presidente di un'associazione che vede insieme a me anche un avvocato torinese. In pratica il mondo del volontariato mi ha appartenuto sempre, andando avanti negli anni e pensando anche di così poter fare qualcosa per, anche per un territorio italiano che cominciava ad avere dei problemi molto seri in termini di, così, di povertà, adesso ancora di più. Tenete conto che Fondazione del Banco Alimentare, con cui siamo partner, ha stimato che aumenterà, triplicheranno i poveri in Italia grazie al Covid, vi racconto qualche dato tra poco, e quindi insieme a una cara amica che si chiama Anna Strazzera e che è la mia più cara amica commercialista e a mia nipote che è un avvocato penalista torinese, siamo partite in tre, la nuova Alice del Paese delle Meraviglie, abbiamo fondato Robin Food, vedete là sotto il nostro logo. Perché Robin Food? 3 O, perché siamo 3 soci fondatrici, e poi perché un po', in maniera un po' femminile, se volete, volevamo giocare sull'equivoco, così tutte le volte che ci fanno un articolo lo sbagliano, però poi ti resta in testa che sono 3 O. E Robin Food perché? Perché come Robin Hood in qualche modo lo vada, noi chiediamo graziosamente, non dobbiamo, ai ricchi per dare ai poveri, noi che cosa abbiamo pensato di fare? Abbiamo pensato di riflettere su che cosa vuol dire donare cibo. Donare cibo non è dare qualcosa che è necessario a noi, non è dare superfluo, ma è soprattutto riconoscere un bisogno, che è il bisogno primordiale dell'uomo, che è quello di alimentarsi. Il punto è che ci dobbiamo alimentare in maniera corretta, e i poveri non hanno gli strumenti economici, ma direi quasi soprattutto culturali per potersi alimentare in maniera corretta. E allora noi che cosa facciamo? Lo facciamo scorrere un pochino, Marco.
Allora noi che cosa facciamo con una sostanza? Noi strutturiamo, mandiamolo pure avanti Marco, grazie. Sì, mandiamolo avanti. Sì, dove ce la metto tu? Vai avanti un attimo, ora, ora, qua. Vai avanti a cuore. Ok. Noi che cosa facciamo in buona sostanza? Questo per ora a Milano a Savona, ma prossimamente a Torino. Noi strutturiamo dei pacchi alimentari nutrizionalmente corretti in base alle linee guida dell'Istituto Nazionale della Nutrizione Italiano, in base anche alle linee guida della ristorazione scolastica, e diamo questi pacchi alimentari che coprono dalla colazione alla cena il fabbisogno dei nostri assistiti. In pratica noi lavoriamo con le associazioni, il CAR soprattutto, la Caritas eccetera, e loro reperiscono le famiglie bisognose. Il nostro target sono le famiglie soprattutto con bambini, perché l'idea è che se un bambino mangia meglio, insomma, a modo di fare per lungo tempo prevenzione, e tutta la famiglia in realtà si riunisce intorno al bimbo, l'abbiamo visto. Ora, in pratica noi cosa facciamo? Strutturiamo dei questionari, facciamo rispondere insieme ai volontari dell'associazione a questi questionari, singoli componenti delle famiglie, e poiché siamo un gruppo nutrito di... Io sono medico specialista in scienza dell'alimentazione, ma siamo in 11 tra dietiste, nutrizioniste, più due psicologhe, quindi 13. Ognuna di noi si prende in carico parte di questi assistiti e stiliamo delle vere e proprie diete. Cioè in pratica noi, in base a quelli che sono i parametri generali dati dall'Istituto Nazionale della Nutrizione, stiliamo quello che è necessario per quella persona. Quindi tutto estremamente scientifico, ma anche piuttosto personalizzato. E seguiamo per 6 mesi queste persone, monitorandole ogni 2 mesi. Perché questo? Perché in questo modo insegniamo come mangiare, e questa è la cosa importante, perché non è solo un dare cibo, ma è anche darlo in maniera nutrizionalmente corretta. Stiamo facendo un grosso lavoro con Fondazione del Banco Alimentare, lo stiamo facendo anche a Torino. Abbiamo in carico circa 1.800 persone, sono 350 famiglie, avremo i risultati a fine anno e stiamo vedendo come veramente ci sia un grosso impatto culturale sulle persone, perché nel momento in cui si impara a mangiare si impara anche a non sprecare, e questo è uno dei motivi per cui c'è una liaison con Marco, con cui collaboriamo già a Savona, che ci dà una mano. E proprio per questo motivo, proprio perché imparare a mangiare vuol dire imparare a non sprecare, imparare a fare la spesa, imparare ad abbinare bene gli alimenti, a saper gestire nel tempo. Se volete saperne di più, abbiamo una pagina Facebook, il nostro sito, abbiamo fatto in Covid, abbiamo dato circa 3.000 pacchi, pacchi solo del valore di 25 euro l'uno a Milano e Savona, e abbiamo quindi dato cibo a tante persone bisognose. Quindi questo. Vi ringrazio per avermi ascoltata e buona dimostrazione.